Buon pomeriggio amici, siamo qui con voi per il quarto e ultimo webinar di questa, diciamo, prima serie, perché mentre attendavamo la partenza del webinar con il dottor Matteo Natali e l'avvocato Diana Pettazzoni, peraltro soci di Convergo, come molti di voi sapranno, ci stavamo proprio confrontando sul numero di decreti attuativi che devono ancora uscire in merito al decreto Curitalia, e la Arianna mi ha confermato che sono 103 ancora, no? Che devono uscire, o 130, vabbè, una cosa comunque, 130 per il decreto rilancio. 130 per il decreto rilancio. Quindi abbiamo così ipotizzato di riaggiornarci con un altro webinar o due, quando saranno usciti poi i decreti attuativi, e quindi per dare anche delle informazioni ancora più certe e più concrete, perché si naviga un attimino, ancora un po' nel caos, un po' nel caos. Allora, nel frattempo, l'11 giugno di quest'anno però è uscito il DPCM, che ha sostituito il DPCM del 17 di maggio per le riaperture di tutte le attività, come voi ben sapete, avrete ascoltato, avrete letto, e con tutte le prescrizioni che sono state predisposte per i singoli settori merceologici per la ripartenza. Rimane invece inalterato il protocollo sottoscritto con le parti sociali del 24 di aprile. Questo è rimasto uguale. Le ulteriori misure per contrastare il Covid dell'ultimo DPCM sono misure sensate in alcuni casi, totalmente folli in altri casi, veramente totalmente folli, per cui probabilmente, come nel caso dei teatri, degli spettacoli dal vivo, sono assolutamente non inapplicabili, perché applicabili lo sono ovviamente, però non sono sostenibili dal punto di vista economico, assolutamente non sono sostenibili, per cui speriamo, se ne parla già, che quantomeno la Regione Emilia-Romagna e i governatori delle regioni, visto che poi ne hanno la facoltà, rivedano alcune di queste disposizioni, altrimenti molte di queste realtà sono destinate a non riaprire, in quanto non riescono assolutamente a sostenersi. Bene. Oggi parleremo di cose impegnative per le quali io mi taccio, confido nelle vostre domande, perché proprio sono argomenti appunto da avvocato e da commercialista, perché parleremo con Matteo Natali di scadenze fiscali di giugno e poi anche quelle a venire, perlomeno per le cose certe. Si conoscono, parleremo di credito d'imposta e contributi a fondo perduto. Quindi l'argomento è quantomeno importantissimo, ovviamente, perché ci riguarda una buona parte di noi, e data la situazione diventa quasi indispensabile, no? Perché altrimenti le difficoltà sono davvero oggettive. Mentre invece con Arianna Petazzoni parleremo dei rapporti contrattuali in merito alla locazione, all'affitto d'azienda. Parleremo anche, per quanto anche in questo ambito ci sono varie interpretazioni, e quindi anche su questo aspetteremo i decreti attuativi. Vi parleremo di licenziamenti, per quanto pure questo sia un tema molto caldo. Personalmente sono chiamata da diversi imprenditori che si trovano nelle condizioni di non poter più sostenere economicamente i dipendenti. Ci rammento che ci sono ancora moltissime aziende che la cassa integrazione non hanno ricevuto, e non hanno ricevuto un euro. Qualcosa sta arrivando, dei soldini, qualcuno li ha già ricevuti, ma molte ancora sono vergini da questo punto di vista. Quindi le difficoltà sono davvero tante. Quindi do la parola per raccontare proprio di tutte le difficoltà possibili e immaginabili, e magari anche di qualche soluzione, a dottor Matteo Natali.
Bene, grazie Marzia. Buon pomeriggio a tutti. Allora, vediamo la condivisione del mio schermo, così vedete voi. Vediamo se funziona. State vedendo il mio schermo? Ok. Molto bene. Allora, quando mi è stato chiesto di parlare di scadenze fiscali, ovviamente mi è venuta l'orticaria, perché noi commercialisti viviamo con l'incubo e la spada di Damocle delle scadenze fiscali. Però, insomma, fare un attimo il punto di qual è la situazione attuale, è doveroso. È chiaro che purtroppo siamo nell'ennesima situazione di incertezza. Anche le regole in sospeso, come giustamente diceva Marzia, sono ancora tantissimi gli aspetti che devono essere chiariti dai decreti attuativi e quindi io cercherò di darvi una panoramica in certi casi un po' più approfondita, in altri invece un po' più superficiale, proprio perché non sono in grado di darvi certezze su alcuni aspetti. Anche la data in cui abbiamo scelto di fare questo webinar è abbastanza significativa perché è il 17 di giugno, molte cose sono scadute ieri, quindi farò un brevissimo, come dire, passaggio anche su cose in realtà che scadevano ieri, ma per dirvi che di queste cose in teoria dovremmo già esserci dimenticati se siamo stati bravi. Regole in sospeso, quindi dicevo, parlerò di scadenze fiscali e poi in chiusura, se rimane un attimo di tempo, un breve cenno a quello che è il credito d'imposta per le locazioni, che penso sia un tema di grande interesse per tutti, e un accenno anche al credito d'imposta. Scusate, al contributo a fondo perduto, anche se in questo ultimo argomento ci sono veramente ancora tanti dubbi. Ero poco fa a confrontarmi con Fabrizio Fusconi che ci sta seguendo, proprio su uno di questi dubbi che non è ancora stato chiarito. Quindi, insomma, cercherò di dare come dire, una infarinatura su quella che è la norma. Allora, cominciando alle scadenze e cominciamo facendo un passo indietro. Sarò veloce, ma la prima scadenza del mese di giugno che c'è stata è stata quella dell'IMU che scadeva ieri, dell'IMU che è cambiata, adesso abbiamo una nuova imposta comunale perché accorpa insieme quelle che sono l'IMU e la TASI, la tassa sui servizi indivisibili. Sostanzialmente non è cambiato molto, se non che la TASI, che una volta aveva un impatto sia sui proprietari che sugli inquilini, in questo modo qua, questa nuova imposta è tutta a carico del proprietario e quindi un piccolo svantaggio in questo senso c'è. Altro grande problema, soprattutto per i consulenti, è stato che ai comuni hanno lasciato la facoltà di decidere quasi fino all'ultimo momento se posticipare il versamento e quindi siamo stati anche un po' in balia di queste decisioni e in certi casi non siamo neanche riusciti a tenere monitorata la situazione. Sempre per quanto riguarda l'IMU, il decreto rilancio ha previsto una sorta di agevolazione per tutti coloro che fanno parte del mondo turismo e che hanno avuto la maggior parte delle difficoltà nel periodo Covid. Per questi soggetti, quindi stabilimenti balneari, immobili di agriturismi, villaggi turistici, case, appartamenti vacanze, B&B, affittacamere, residence, campeggi, eccetera. Nel caso in cui il proprietario dell'immobile sia anche il gestore dell'attività, perché sennò ovviamente non avrebbe senso, l'acconto IMU è stato cancellato, quindi non sospeso, non posticipato, ma cancellato. Bene, veniamo ai versamenti di giugno. Quindi, oltre all'IMU 16, c'erano i classici versamenti che ci sono tutti i 16 del mese, la liquidazione IVA relativa al mese di maggio, le ritenute alla fonte da versare nel F24, i contributi sui dipendenti. E i contributi relativi alla gestione separata INPS. Ecco, quindi sostanzialmente se uno ha avuto difficoltà nel mese di maggio, si è ritrovato comunque a dover versare tutto quanto nel mese di giugno. Cioè, tutte le norme e i decreti hanno tenuto conto delle difficoltà dei mesi di marzo-aprile, forse dove c'era il lockdown pieno. Ma in realtà io credo che sarebbe stato saggio anche considerare il fatto che c'è poi come dire, l'onda che segue il lockdown e tutte le difficoltà, quindi questi versamenti forse avrebbero potuto avere
anch'essi un'eventuale sospensione per sostenere le imprese. Al 30 di giugno ci sono degli adempimenti che in questo caso sono dichiarativi, anche questi sono adempimenti standard. La dichiarazione IVA, che inizialmente scadeva il 30 di aprile, era già stata portata al 30 giugno nel decreto Cura Italia, e quindi tutti quanti entro fine mese dovranno procedere a inviare la dichiarazione IVA del 2019. Lo stesso discorso vale per le liquidazioni periodiche. Le liquidazioni periodiche del primo trimestre anch'esse vanno al 30 giugno, e la stessa cosa vale per l'esterometro, sempre relativo al primo trimestre 2020. Mi rendo conto che quello che vi sto raccontando non possa essere di particolare attrattiva, ma queste sono le scadenze. Sempre 30 giugno dovrebbero scadere le imposte, quindi è un appuntamento a cui siamo annualmente abituati, quindi imposte, saldi, acconti relativi alla dichiarazione dei redditi del 2019. È molto probabile, e qua mi sbilancio, che ci sia una proroga al 30 di settembre in fase di conversione del decreto rilancio. Dopo magari ne riparlerò. Quali sono queste scadenze? Come dicevo, sono gli acconti e i saldi di IRPEF, IRAS, IRES, cedolare secca, tutte le imposte sostitutive, quindi forfettari e quant'altro. Ecco, è stato cancellato il saldo e l'acconto IRAP per tutti i soggetti che hanno fatturato inferiore a 250 milioni di euro. Anche qua mi sento di fare una piccola riflessione sul fatto che questa norma, che sicuramente dà beneficio a molti, sia una norma abbastanza, come dire, poco equa, perché cancellare il saldo IRAP è sicuramente una cosa positiva, ma fondamentalmente chi oggi deve versare un saldo ha già degli acconti versati, e quindi beneficiamo soltanto chi sta andando molto meglio e non chi è più in difficoltà. Bene, ovviamente, come tutti sapete, questi versamenti possono essere fatti con un ritardo di 30 giorni e una maggiorazione dello 0,40%. E altra scadenza del 30 di giugno, questa volta è un altro pagamento, è il saldo dell'IVA. Quindi insieme all'annuale IVA che va presentato il 30 di giugno bisogna fare anche il pagamento. Se non è il saldo, si tratta della prima rata nel caso si decida di richiedere una rateazione dei versamenti IVA. Qual è l'ipotesi che mi auguro diventi una realtà concreta? L'ipotesi è che ci sia un primo differimento delle scadenze delle imposte del 30 giugno al 30 luglio e successivamente un'ulteriore proroga definitiva al 30 di settembre. Questo è lo scenario che io mi aspetto sia più facile e probabile che accada. Ovviamente, come dicevo prima, non abbiamo particolari certezze. Però insomma i rumors degli addetti ai lavori vanno in questa direzione. Quali sono altre proroghe invece di cui abbiamo certezza? Allora, il decreto Cura Italia aveva sospeso tutta una serie di versamenti e li aveva portati al 31 maggio 2020. Non ve li sto a recitare tutti, ma insomma in base alla tipologia dell'azienda, alle dimensioni, erano stati portati in avanti tutti i versamenti, ad esempio, del mese di marzo. Bene. Questi versamenti erano stati sospesi fino al 31 maggio. 31 maggio è una domenica, quindi 1 giugno 2020. Al 1 giugno 2020 bisognerebbe fare questi pagamenti, oppure si poteva scegliere una rateazione. Il decreto rilancio, articolo 127, che cosa ha fatto? Ha ulteriormente prorogato dal 1 giugno al 16 settembre questi versamenti, e anche in questo caso si può decidere se versare tutto in un'unica soluzione al 16 di settembre oppure quattro rate, e quindi il 16 di settembre diventa la prima rata. Anche qui piccola riflessione, è chiaro che tutte queste situazioni di sospensione o di proroga sono a vantaggio di chi è in difficoltà. Io quello che dico anche con i miei clienti è: valutate attentamente se siete veramente in difficoltà, perché poi ci si ritrova ad accumulare tutti i versamenti in fondo all'anno e quindi poi i problemi di liquidità si trovano in quella situazione. Bene. Altra certezza: vengono
bloccate le cartelle, ovvero Agenzia Entrate non aveva la non ha la possibilità di emettere, notificare nuove cartelle, atti di riscossione fino al 31 maggio. Questa data viene prorogata al 31 agosto, quindi fino al 31 agosto non sarà possibile ricevere cartelle o avvisi di pagamento per gli amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Dal 1 di settembre invece bisogna cominciare a preoccuparsi, perché arriveranno tutti insieme quelli che sono stati sospesi nel periodo precedente. Anche per i pagamenti delle cartelle c'è più tempo, perché tutto ciò che scadeva dall'8 marzo al 31 maggio adesso viene posticipato per tutto ciò che scade dall'8 maggio al 31 agosto. I versamenti sospesi si potranno fare entro il 30 di settembre 2020 e anche in questo caso si potrà chiedere una rateazione. Vale il ragionamento che ho fatto prima. Certo, se sono in difficoltà, se è un'attività che è stata chiusa, ha senso, però poi mi ritrovo a dover versare tutto quello che non ho versato nel corso di questi mesi entro il 30 di settembre. Quindi la valutazione da fare ognuno la può fare insieme al proprio consulente, se non è in grado di valutare da solo la propria liquidità. Rottamazioni. Il decreto ha dato la possibilità di rateizzare, di pagare entro il 10 dicembre 2020 anche tutte le rate che scadevano nel corso del 2020 per rottamazione ter e saldo e stralcio. In questo caso non si perde in nessun modo né i benefici dell'agevolazione né ci sono maggiorazioni di interessi. Bene, questa era un attimo la panoramica delle scadenze di giugno e delle certezze che oggi abbiamo. Vediamo quanto tempo ho impiegato. Sì, è stato molto veloce, quindi credo di imposta affitti. Allora, anche questo è un argomento che credo sia di grande interesse, perché colpisce molti soggetti. Parto dal fondo. Codice tributo 6920, ovvero quali sono le novità dell'ultima circolare 14 dell'Agenzia delle Entrate riguardo al credito d'imposta affitti? Che i contribuenti che ne hanno diritto possono decidere di passare questo credito d'imposta direttamente al proprietario dei muri, cioè cedere, dice il credito, in conto canone, banalizzo, avere uno sconto sulla quota d'affitto da pagare in quel mese. Ecco, ovviamente il locatore deve essere concorde con questa richiesta. Ora ripartiamo invece su che cos'è questo credito d'imposta. Allora, i soggetti che hanno ricavi e compensi non superiori ai 5 milioni di euro sono coloro che possono beneficiarne e devono aver avuto un calo di fatturato e corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di marzo, aprile e maggio. Questo trimestre è diverso per i soggetti invece del mondo turismo, alberghi e agriturismi. Aprile, maggio e giugno sono i mesi che devono essere considerati. Bene, a quanto ammonta questo credito? Ammonta al 60% del canone o al 30% nel caso si tratti di affitti d'azienda. Spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche e in questo caso non conta il volume di affari, sempre per cercare di dare una mano al mondo turismo. Spetta anche agli enti non commerciali del terzo settore e anche ai forfettari e agli agricoltori. Qual è la condizione necessaria perché il canone di locazione dia il credito d'imposta? È ovviamente di averlo pagato. Quindi nel momento in cui io pago l'affitto ho diritto al credito. C'è tempo fino al 31 dicembre 2020 per poter pagare e quindi avere questo credito. Credito che può essere utilizzato immediatamente all'interno dei modelli F24. Ripeto, il codice 6920, inizialmente c'era il codice 6914 che era solo per il mese di marzo e solo per coloro che erano stati chiusi di imperio dal governo. Ora con il decreto rilancio questa cosa viene estesa. E viene estesa anche sulle categorie catastali, perché inizialmente si parlava soltanto di C1,
e invece oggi questo tipo di credito d'imposta può essere beneficiato da anche lavoratori autonomi, quindi vale per gli uffici e vale anche per insomma tutte le categorie di lavoratori con partita di partita IVA. E quando se ne può beneficiare? Quindi dicevo, o immediatamente in F24 oppure in dichiarazione dei redditi, del periodo di imposta in cui la spesa di locazione sia sostenuta. La terza ipotesi, che è quella con cui ho aperto questo intervento sul credito di imposta di affitti, è la cessione al locatore, che è fondamentalmente la novità chiarita con la circolare dell'Agenzia delle Entrate. Questo credito di imposta non concorre a formare reddito e nemmeno vale per il valore di produzione ai fini IRAP. Bene, chiudo con il contributo a fondo perduto. Come dicevo, è una norma dove aspettiamo ancora qualche chiarimento, ma dal 15 di questo mese è possibile presentare la domanda. Che cos'è? Il fondo perduto è la differenza fra quanto è stato fatturato, scusate, la somma di fatturati corrispettivi del mese di aprile 2020 meno l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019. Ovvero, se c'è un calo superiore a un terzo, quindi il calo superiore a un terzo o un fatturato inferiore ai due terzi, per i soggetti con compensi non superiore a 400.000 euro spetta il 20% del calo, il 15% per chi è fra i 400 e i milioni di euro, 10% per chi è fra 1 milione e 5 milioni. Quindi, ripeto, se il fatturato di aprile ha subito una riduzione del 33% rispetto a quello del 19, altra casistica è se ho iniziato l'attività a partire dal 1 di gennaio oppure se ho il domicilio fiscale in uno dei comuni che hanno avuto lo stato di emergenza. In queste ultime categorie non è necessario che ci sia la riduzione di fatturato di un terzo. Il contributo a fondo perduto è come minimo di 1.000 euro per le ditte individuali e come minimo di 2.000 euro per le società. Ripeto, il modulo è già utilizzabile, ci vuole o fisco online o un intermediario abilitato che presenti la domanda. Bene, direi che io ho concluso le cose che mi ero preparato, quindi se ci sono delle domande sono assolutamente disponibile. E passo la parola ad Arianna, poi magari ritorniamo su qualche concetto se non sono stato chiaro, sono stato troppo veloce forse. È stato velocissimo, Matteo. Perché ho corso. Dopo fra l'altro una domanda te la faccio io quando ha finito anche Arianna. Indubbiamente, cioè, come posso dire, è consolante, no, tutto quello che ci hai raccontato, perché in effetti di cose di piccoli o grandi aiuti, piccoli e medi aiuti ce ne sono. Ma ecco, poi bisogna i tempi, perché poi bisogna sempre ragionare sui tempi, no, perché sono quelli che sono fondamentali e che stanno attanagliando un po' tutti. Adesso sentiamo le altre perle, le altre cose da Arianna. Arianna, ti è bloccata? Allora, ho problemi di connessione, infatti io sopra ho il buio perché ho una nuvola nera che minaccia un temporale, quindi ho la connessione che va e viene. Mi sentite adesso? Dai, adesso bene. Mi sentite? Ok. Allora, mi ricollego a una cosa detta da Matteo sul fatto che sicuramente nella legislazione emergenziale non si sia tenuto conto dell'onda e delle ripercussioni che ci sarebbero state a seguito della pandemia. Tutto quello che è stato, tra virgolette, normato, comunque previsto, ha tenuto in considerazione della situazione dell'emergenza, non pensando
quello che avrebbe poi determinato i conti che ci saremmo trovati a fare dopo, e quindi rende tutto molto più difficile. Diciamo che il titolo dell'incontro oggi era quello dei rapporti sospesi, perché in effetti la pandemia è andata a interagire su una serie di rapporti che erano già iniziati. La legislazione non per tutti ha previsto modalità di proseguo di risoluzione, quindi sono nati problemi. Prima di tutto, chiaramente, la prima cosa giuridica che ci siamo trovati ad affrontare in qualità di giuristi è stato il rapporto del lockdown sui contratti di locazione, perché sono state le prime problematiche emerse sia con riferimento ai contratti di locazione ad uso commerciale, sia con riferimento alle locazioni ad uso abitativo e agli affitti di azienda. È chiaro che i primi pensieri erano determinati dal fatto che le aziende obbligate a chiudere nell'impossibilità di svolgere la propria attività avessero comunque l'onere di dover pagare il canone di locazione, quindi ci si chiedeva come fosse possibile fare fronte a questa situazione. Una delle prime norme apparse sull'inadempimento patrimoniale nei decreti emergenziali è quella che è apparsa nel decreto legge 18 del 2020, il famoso fantomatico articolo 91, così definito sinteticamente come clausola di esonero di responsabilità da parte dell'inadempiente. L'articolo 91 infatti dice, e dà questo concetto, che il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 e 1223 del Codice Civile, della responsabilità del debitore anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti. Esonero della responsabilità perché l'articolo appunto 1218 del Codice Civile e il 1223 si occupano espressamente il primo della responsabilità del debitore, statuendo appunto che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. E il 1223 invece si occupa del risarcimento del danno, che appunto dice che per il risarcimento del danno per inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne sia conseguenza immediata e diretta. Capite ovviamente che una norma nel periodo di emergenza che mi viene a dire che chi è in ritardo nel pagamento, chi non riesce a pagare, comunque ma levato dalla responsabilità, interviene necessariamente a gambe tese su tutti i rapporti giudiziali pendenti, tutti i rapporti, perdonatemi, contrattuali pendenti. Locazione. Allora, il primo problema è stato appunto locazione ad uso diverso. L'imprenditore ha l'obbligo di non muoversi da casa, non può utilizzare le maestranze perché le deve tenere a casa, deve utilizzare lo smart working come misura di protocollo per evitare il contagio, non riesce a svolgere l'attività. Ha un contratto di locazione ad uso diverso. Paga? Non paga il canone? Chiaramente, alla luce di questa norma, in molti hanno ritenuto che non si potesse, che non si dovesse più pagare. Stesso pensiero è stato fatto da quelle persone che avevano dei rapporti di locazione con contratti ad uso studenti o ad uso lavoratori, quindi contratti di locazione in qualità di studenti perché studiavano fuori sede, lavoravano fuori sede, hanno ritenuto in forza di questa norma di essere mallevati dal pagare il canone. In realtà così non è, perché questa norma, e su questo non ci sono dubbi interpretativi, semplicemente cosa dice, inserendosi nella normativa del Codice Civile previgente? Che non vi è la responsabilità. Quindi, qualora l'inadempimento sia circoscritto a questo periodo emergenziale solo ed esclusivamente a questo conseguente, non diventa così grave da configurare quella possibilità giuridica prevista di risoluzione per grave inadempimento del rapporto contrattuale. Quindi, da qui sono partite diverse atteggiamenti dal punto di vista anche della giurisprudenza, soprattutto per le locazioni ad uso diverso e per i contratti di affitto d'azienda, perché la nostra normativa esistente prevede diverse risoluzioni e soluzioni
per gestire i rapporti contrattuali, ma non ha mai previsto ovviamente questa causa, soprattutto quando parla anche di impossibilità della prestazione, di solito si riferisce a una prestazione che diventi impossibile per sempre. In questo caso noi siamo di fronte invece a una impossibilità temporanea, anche perché la situazione cambia completamente nel momento in cui cessa il lockdown e quindi le attività possono riprendere. Si è detto, tra giuristi, dottrine, comunque anche facenti parte della magistratura, che forse la soluzione migliore, visto che non c'è uno strumento ad hoc, non è stato neanche introdotto con la normativa emergenziale, sarebbe quello di affrontare il rapporto contrattuale con un principio generale riconosciuto nell'adempimento di tutti i contratti, che è il principio generale della buona fede. Alcuni sostengono che l'interpretazione migliore sarebbe stata quella di applicare il principio della rinegoziazione, ma in realtà nel nostro ordinamento, anche se noi dovessimo impugnare un contratto e andare di fronte al giudice, il giudice non ha il compito di rimodulare le prestazioni, rivalutare le prestazioni. La rinegoziazione è un'attività extragiudiziale che non può essere prodotta o richiesta comunque dal giudice. E quindi si è passati al cercare di applicare il principio della buona fede per risolvere questa situazione. Cosa si è creato? Soprattutto nei casi degli affitti, dei contratti d'affitti d'azienda, in particolar modo con riferimento a chi ha in gestione attività di strutture ricettizie o di hotel, si è creato immediatamente un corri subito ad avere un ottenimento di un procedimento di urgenza dal tribunale, perché quasi tutti a garanzia emettono cambiali o rilasciano fideiussioni. Chiaramente quasi tutte a prima escussione senza richiesta, per cui appena uno non paga il canone, chi la detiene la mette in esecuzione. Quindi sono già iniziato molto contenzioso dal punto di vista delle garanzie per sospendere l'efficacia. Per ora, anche se ogni tribunale, come voi sapete, noi non abbiamo il precedente giuridico vincolante, per cui ognuno fa quello che crede, diciamo che per ora la corrente maggioritaria è quella di sospendere dal punto di vista cautelare la messa in all'incasso delle garanzie, per poi rimandare la decisione alla causa del merito, che significa rimettere avanti a un giudice la causa per la verifica se vi sia o meno una causa così grave da portare alla risoluzione contrattuale. L'altra cosa che sicuramente però è certa è che le norme di questo periodo non hanno riconosciuto in capo a nessuno il diritto di sospendere il pagamento. Quindi, al di là di tutto, il canone comunque deve essere pagato. Non può il conduttore decidere in autonomia di non pagarlo più, quindi di sospenderlo, ma lo deve chiedere al proprietario. Per questo si parla quindi anche di diritti sospesi, perché in realtà questa parola, sospendere, questo verbo, è stato introdotto per tutte le tipologie. Sospeso tutto, però poi, come diceva il dottor Natali, il problema in realtà viene posticipato, perché se io adesso sospendo il canone, non è che poi la proprietà non me lo verrà più a chiedere, me lo fa, se è gentile, pagare dilazionato nel tempo, altrimenti finito il periodo di emergenza comincia a battere cassa e siamo di nuovo tutti da capo. Per cui diciamo che non ha fatto, dal punto di vista dell'allocazione, non ha fatto un intervento sensato. Si è limitato a un principio generale, l'articolo 91, applicabile a tutti i rapporti. Invece, in alcuni settori si sono posti il problema di come cercare di risolvere la sospensione di questo rapporto. È il caso dei contratti di trasporto aereo, marittimo e ferroviario. È stato previsto la possibilità di ottenere una sorta di rimborso attraverso un voucher. Stessa cosa per i pacchetti turistici, possibilità di rimborso con un voucher oppure con un altro pacchetto di equivalente valore o di valore superiore, modalità applicata anche per il discorso delle attività, quindi dei biglietti, dei contratti relativi ai biglietti per le attività dei musei, del teatro, quindi di cultura, che poi sono state estese anche agli spettacoli e agli impianti sportivi. Il caso per i tifosi del Bologna, e il Bologna ha previsto la possibilità del rimborso per le partite non usufruite dagli abbonati, riconoscendo un voucher spendibile nel giro, mi pare, di un anno, ma che poi può essere utilizzato solo come decidono loro, in realtà un rimborso che poi lascia un po' il tempo che trova. E qui la leggera vena polemica la concludo, perché
ritengo un rimborso fatto in questi termini non sia neanche tanto corretto, ma questo in generale perché poi la norma lo prevedeva, quindi si sono comportati aderendo a questa norma. Poi, diciamo questo, cosa succede? Che inevitabilmente il periodo di crisi, allora, le aziende chiudono, le famiglie si trovano con meno reddito, hanno da pagare una marea di impegni, il canone di locazione, bene, non pagano. Chi già era in difficoltà non pagava anche prima, si creano quelle situazioni che possono determinare la procedura da parte del proprietario dello sfratto per morosità. Sfratto per morosità che viene intimato ovviamente per i canoni non pagati e badate bene, la norma emergenziale nel momento in cui prevede tutte le ipotesi e le sospensioni non ha previsto una norma ad hoc sull'impossibilità di procedere con lo sfratto per morosità per i soli canoni relativi ai mesi del lockdown, ma genericamente ha previsto una norma che sospende le procedure di sfratto fino a settembre, procedure di sfratto ma nel senso non dell'intimazione, già siamo una fase più avanti, cioè una volta lo sfratto convalidato non viene eseguito dall'ufficiale giudiziario perché c'è questa sospensione fino al primo di settembre. Ora è chiaro che ogni tribunale, avendo la facoltà di gestire ed organizzare la propria attività giudiziaria a seguito dell'emergenza, percorrerà e cercherà di prendere un orientamento conforme e sicuramente con un po' di giudizio per evitare l'eccessivo contenzioso. Il Tribunale di Bologna, ad esempio, all'interno di un protocollo che è stato stilato insieme agli avvocati e anche ai rappresentanti degli uffici amministrativi, hanno dato delle linee guida orientandosi in questo senso. È chiaro che se la proprietà intima uno sfratto di morosità per canoni esclusivamente riferiti al mese di marzo o di aprile, l'orientamento è quello non di convalidare immediatamente lo sfratto per morosità, ma di cercare di portare le parti a quella o rinegoziazione attraverso una mediazione o comunque al confronto per vedere di trovare un modo meno traumatico per la risoluzione del contratto, non ravvisando nella morosità di questi due mesi quel famoso grave inadempimento che richiederebbe la norma per la risoluzione del contratto, e quindi richiamando l'articolo 91. Per quanto riguarda quindi i contratti di locazione, punto di domanda sul comportamento che verrà attuato dai vari tribunali, norme chiare non ci sono, gli unici interventi che hanno fatto parlando di locazione sono stati quelli citati dal dottor Natali del credito d'imposta e niente di più. Altri rapporti che ovviamente si sono trovati sospesi, come aveva accennato prima Marzia, è il rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro perché viene preso in considerazione dalla normativa l'impossibilità, e questo sia nel decreto Cura Italia sia nel decreto rilancio, l'impossibilità in questo periodo di licenziare, scusate, per motivo oggettivo. Allora, l'impossibilità del licenziamento per motivo oggettivo significa che l'imprenditore non può licenziare i dipendenti per i motivi che derivino da crisi dell'azienda, mancata produttività, motivi collegati all'organizzazione, cioè proprio quello che in questo periodo chiaramente si verifica perché è un periodo di crisi. Prima era stato previsto un periodo un po' più breve, ora è stato posticipato e praticamente in tutto c'è stata una sospensione dei licenziamenti scadendo ad agosto, che è quindi di 5 mesi. Poi questo discorso del divieto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non si applica però non si applica solo per alcune tipologie, diciamo che si applica esclusivamente per il rapporto di lavoro subordinato. La curiosità dell'introduzione di questa norma, che secondo me è simpatica a ricordare, è che è il primo intervento in materia di questo tipo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cioè, dopo la Seconda Guerra Mondiale nel 1945 uscì un decreto luogotenenziale che prevedeva delle situazioni del genere, dopodiché nulla,
Adesso, nella fase di emergenza, è uscita questa norma che, come si diceva anche prima, si presta comunque a tantissime contestazioni e a tantissime zone grigie. Tant'è vero che si profilano una serie di impugnazioni di licenze, perché in questo periodo dei licenziamenti sono stati comunque operati, al di là del divieto. Cosa succede? Che il lavoratore che viene licenziato impugna il licenziamento e tutto questo si trasformerà in un ulteriore contenzioso perché nelle more non sono stati emessi quei decreti che sarebbe stato opportuno venissero emessi per dare le spiegazioni e confinare il fenomeno dentro a delle linee certe e quindi anche da questo punto di vista si aprirà un discreto contenzioso. Ovviamente in questo periodo erano comunque possibili i licenziamenti per giusta causa. Che anche perché si tratta di licenziamenti disciplinari che si fondano su un motivo talmente grave da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, perché comunque c'è una linea di rapporto fiduciario alla base tra lavoratore e datore di lavoro, questi comunque si potevano tranquillamente fare. Solamente quelli collegati al giustificato motivo sono stati sospesi. Al momento altri rapporti sospesi, se non in generale praticamente tutti, non me ne vengono in mente, nel senso che poi le altre sospensioni di cui parliamo sono, ad esempio, le sospensioni dei pignoramenti da parte dell'agente della riscossione sugli stipendi e sulle pensioni, chiaramente tutto conseguente al periodo che stiamo passando, e altre previsioni, direi, di sospensione delle notifiche di versamento e cartelle di pagamento, di cui ci ha già parlato il dottor Natali. Diciamo che si prospetta un autunno caldo sotto tutti gli aspetti, perché comunque al di là della crisi economica ci sarà anche la crisi della giustizia data dall'aumentare del contenzioso e comunque dalla inattività dei tribunali da ormai 2 o 3 mesi e quindi l'onda avrà un effetto lunghissimo. Nessuno ci ha pensato. Direi che siamo alla finestra, guardiamo cosa accade e nel nostro piccolo cercheremo di aggiornarvi tutte le volte che capiterà qualcosa di nuovo, che si avrà qualche linea un po' più chiara su quello che sarà. Grazie. E mi posso agganciare, Arianna, con una cosa che mi è venuta in mente ascoltandoti, visto che l'ho vissuta come attività anche di studio, ovvero come si fanno queste variazioni dei contratti, cioè queste riduzioni? Perché oggi l'Agenzia delle Entrate non riceve. Oggi l'Agenzia delle Entrate, in particolare nel periodo Covid, poi probabilmente staranno allentando un po' le maglie adesso, ma si possono solo consegnare i documenti. Quindi la modalità di comunicazione della riduzione del canone di locazione, in realtà anche di registrazione di un contratto, avviene via PEC. Quindi avviene mandando una comunicazione alla direzione provinciale di Bologna e all'interno bisogna mandare la scrittura privata di accordo di riduzione, bisogna allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nel quale si dichiara di essere in possesso degli originali della scrittura privata, documento d'identità e eventuale modello di versamento dei contributi nel caso siano dovuti per la riduzione del contratto d'affitto, non sono dovuti. E quindi uno dice: bene, con questa comunicazione ho risolto la cosa. E no, perché l'Agenzia delle Entrate poi ti dice: perfetto, una volta che sarà tutto riaperto, devi tornare in agenzia a riportarmi la documentazione. Quindi fondamentalmente serve per mettere un punto fermo da un punto di vista della data, ma per completare l'adempimento bisognerà ritornare a fare il giro fino all'Agenzia delle Entrate a cui eravamo abituati. Mi auguravo che questa cosa in realtà, che il Covid ci facesse migliorare anche in questo senso, cioè si riuscisse a rendere telematica anche questa procedura, invece il giro in agenzia non ce lo toglie nessuno. Però, correggimi se sbaglio, mi pare che per quanto riguarda i contratti di locazione abitativi, almeno, la riduzione del canone non richieda la tassazione della registrazione dell'accordo di riduzione durante il periodo Covid, almeno nella circolare dell'agenzia diceva non dovete venire qua, ma noi non ve la facciamo neanche pagare, quindi siamo molto gentili, vi malleviamo da questo giro. Ma Bene. a te la domanda, Matteo. Bene. No, faccio una domanda perché mi era stata chiesta sabato mattina, poi Matteo probabilmente lo hai puntualizzato, ma mi è sfuggito. In merito all'IMU, alla scadenza dell'IMU, chi ha un appartamento in affitto, chi la paga?
lo paga il proprietario, ma è sempre stato così. Cioè l'IMU è a carico del proprietario, poi in base alla tipologia di contratto ci sono aliquote diverse, se è un canone concordato c'è un'aliquota più bassa, se è un canone libero c'è l'aliquota piena, però è sempre a carico del proprietario l'IMU. Era la TASI, che è la tassa sui servizi divisibili, cioè la manutenzione del verde, le strade, la pulizia, eccetera, che il comune faceva pagare al proprietario, ma per una piccola percentuale il proprietario si poteva rivalere sull'inquilino. Questa cosa scompare nel momento in cui le due tasse vengono, le due imposte vengono accorpate in un'unica, nella nuova IMU, e in questo modo qua è tutto sulle spalle del proprietario, quindi l'inquilino non ha più nulla da pagare. E c'era qualche domanda che adesso vado a leggere, in realtà ho risposto ma la ripeto a beneficio di tutti. Luca mi chiedeva per il credito d'imposta degli affitti quali erano i mesi di riferimento per il mondo, diciamo, non turismo, e sono marzo, aprile, maggio, e mentre per il turismo sono aprile, maggio e giugno. Non so se qualcun altro abbia qualche altra domanda nel frattempo. Mi sembra di no, non ne vedo. Siete stati chiarissimi. Arianna? No. Sembra che siano tutti, come dire, che non ci siano ulteriori perplessità. Bene, beh. Credo che, no, a parte il fatto davvero che siete stati chiarissimi, poi comunque effettivamente in questi giorni anche tutti i media, i giornali, no, riportano, trascrivono in merito anche agli argomenti trattati, poi vabbè, rimane questo sottofondo di confusione, questo sottofondo di perplessità, di incertezza, di paura, di timore, perché questo è fuori discussione. Poi, come abbiamo detto anche nei precedenti webinar, e non solo noi, ma insomma è un parere abbastanza comune e diffuso, ci aspetta, come diceva Arianna, un autunno caldo sotto tutti i punti di vista, perché effettivamente il peggio, tra virgolette, boh, speriamo che sia tra virgolette, quello che sarà l'esito, il risultato, l'uguale, non definitivo, ma quantomeno significativo di questo periodo, lo vedremo da settembre in poi, che cosa succederà, sia in funzione delle capacità economiche delle aziende e delle risorse effettivamente erogate e distribuite. Quindi diamo ancora il beneficio dell'estate ai nostri amministratori, diamo ancora, ecco, questo beneficio, ma poi ci sarà cosa che io veramente mi auguro sotto tutti i punti di vista, poi un argomento lunghissimo, non è questo certo la sede per affrontarlo, mi auguro che non si riproponga la paura tutte le conseguenze di un'eventuale nuova ondata di influenza, più o meno sotto quale forma non è dato saperlo, lo vedremo, eccetera, ma speriamo che una probabilità simile o un evento simile non rigeneri situazioni di blocchi, di chiusure, anche se solo parziali o provvisorie, perché sarebbe... Speriamo di no, saremmo più pronti. Sarebbe veramente più pronti, sai, questa volta, spero. Se l'ondata di influenza in autunno torni, è fisiologica, no? È fisiologica, come sempre. Speriamo di affrontarla, insomma, che venga affrontata con... Comunque pensavo, mentre mi ascoltavo, scusa Marco, no, non ti volevo interrompere, che quando abbiamo deciso il calendario di questi webinar, abbiamo tenuto questo come ultimo, proprio nella speranza di avere un po' più di certezze. Esatto. Forse esatto. La fare il 20 di luglio, per essere un pochino più esatto. Come dire, certi di quello che avremmo raccontato. È proprio credo che il 20 di luglio, se volete.
Credo che però alla fine ritorni utile oggi, come quando abbiamo iniziato la frase del primo webinar, scusate ma io ho questo tarlo, che la parola chiave ora in avanti dopo l'emergenza sarà evolversi, a 360 gradi, ma evolversi, ognuno per il proprio ambito e settore di competenza, proprio facendo tesoro ed esperienza di quello che adesso abbiamo passato. Sotto tutti gli aspetti. Bene. Allora, direi che abbiamo terminato. Io ricordo a tutti, a chi ci ascolta, e pregando anche di diffondere anche a colleghi, conoscenti, è il nostro prossimo appuntamento tecnico, chiamiamolo così perché di appuntamenti ce ne sono diversi. Il prossimo tecnico è il corso RSPP che Convergo mette a disposizione di tutti gli iscritti. E non solo, ovviamente gli iscritti hanno la partecipazione gratuita, e è un corso obbligatorio, per cui un'opportunità da cogliere. Le date sono 14, 16, 21 e 23 luglio. Corso di 16 ore, di 4 ore ogni incontro. Bene, grazie, alle prossime. Ulteriori informazioni vediamo qui. Navighiamo di 20 giorni in 20 giorni. Buona settimana, ciao. Grazie, arrivederci a tutti. Ciao, ciao.